oggi il pizza tag. Ciao a tutti e benvenuti nelle nostre, nostre cucine virtuali, sì, ne abbiamo più di una, ormai sì, ci stiamo veramente espandendo. Oggi è un video di quelli divertenti, che piacciono un a me, un tag e mi piace alla seconda perché è un pizza tag, quindi due Ma passioni tag è in un colpo diminutivo solo. Di tagliare le vene? No. Sì, sono quei video tag che gli americani ci mandano qua, noi prendiamo tutto il meglio degli americani. Allora, quindi mi ha taggata Crafty Mary. Ciao Mary, grazie, non lo farei mettiamo più. No, fallo sempre, mettiamo il link del suo video qua sotto. Lei l'ha fatto con un altro ragazzo questo video, aspettate che io leggo, con True Color, che noi comunque non conosciamo ma andremo a conoscere dopo, ma soprattutto io non ho visto il video di Mary. Lei mi ha scritto che mi aveva taggato, sono andata a vedere il video, non l'ho aperto, ho visto il box informazioni, c'erano le domande, per non farmi influenzare ancora non ho guardato il video di Mary, quindi rispondiamo alle domande così. Sì, che bello, salutiamo della suspense, la gente sta aspettando. Sì, siete tutti sospesi, sono 11 domande. Benissimo. E cominciamo subito con la domanda numero 1. Pizza da asporto o in pizzeria? In pizzeria. No, da asporto. Da asporto, anche no. Enzo, sì, è vero, sì. Enzo in pizzeria. Siediti là e lo fai con noi. Enzo in pizzeria perché si diverte tanto, poi a girare tra i tavoli, a girare sui tavoli, a girare sotto i tavoli, noi un po' meno. Quindi, data la nostra vetusta età e la nostra stanchezza, noi preferiamo la pizza gustarla da asporto, sì, e possibilmente davanti alla televisione o sul lettone, e non fate la faccia. Mangiate nel letto, sì, mangiamo nel letto e facciamo pure briciole, andiamo avanti. Oppure sul divano. Che tipo di farina preferisci per la pizza? Vorrei che rispondesse prima Gabriele. No, io. Quella che preferisce il pizzaiolo. No, di solito la pizza la prendo anche di Camot, però adesso normale 00 va benissimo. Va bene, tu Enzo che pizza, che farina preferisci? Di cocco? Farina di cocco. Bravo. Farina di cocco, buona. Buona. Io preferirei la farina integrale, ma l'impasto 100% integrale non ce l'ha quasi nessuno, quindi poi tra tutto il resto preferisco la classica, quella di farina bianca. Però devo dire che in Sicilia sono buone anche le pizze fatte con la semola, però quelle sono le scacciate, vi lasciamo i link da queste parti qua che sono buonissime. Lievito di birra o lievito madre? Che te frega a te? Basta che lievita. Io no, non so che dirti, di birra, anch'io questa simpatica la birra. Allora, lievito di birra, sì. Ma sai perché? Perché lievito madre, non si sa mai di che madre è. Bravo. E se è una madre facilona? No. Non esistono le madri facilone, smetti no. a dire queste cose. Non si sa mai. No, ragazzi. E se è una mamma troppo anziana? Più anziano è, il lievito madre più buono è. Veramente? Sì, è più lento nella lievitazione, però fa lievitazioni molto più digeribili. Lo so che gran parte di voi... Ma perché si chiama? Allora non si potrebbe chiamare lievito nonna o bisnonna in base alla vecchiaia? Aiuto! Perché? Dai, veramente! Il lievito madre perché viene dal ceppo madre del lievito. È come un albero genealogico del lievito. In un certo senso sì, bene. Sono tutte creature che vengono fuori da un ceppo madre. Ho capito. Capito? Io no, però lo dico benissimo. Detto ciò, invece... Ma come si fa a combinare un lievito con un altro? Devi fare un altro tag? No, fammi capire, sennò non ne usciamo. No, ero interessato. Facciamo il lievito madre tag poi. Facciamolo. Ok, facciamo. Un altro giorno. Allora, oggi rispondo. So che la maggior parte di voi presumerebbe che io rispondessi lievito madre, ma in realtà no. Per un po' per una serie di motivi che... così scioccamente ha introdotto Gabriele senza saperlo, un po' perché io decido di fare la pizza molto spesso all'ultimo minuto, quindi uso non solo il lievito di birra, ma il lievito di birra essiccato, quello che ha una lievitazione anche più veloce, e mi piace molto di più. Primo, perché non lascia nessun tipo di retrogusto. Secondo, perché la lievitazione risulta sempre, l'alveolatura è bella grossa. Il lievito madre, se non ha un buon ceppo, non funziona, ragazzi. E poi io ho visto mantenere lieviti madre in maniera indegna, paste acidule che venivano spacciate
usate per lievito madre, perché la cosa brutta della diffusione così anche via internet di queste cose è che poi uno l'adatta alle proprie abitudini e non tutti hanno buone abitudini. Ho visto lieviti madre camminare, ragazzi. C'era una signora che il lievito madre non lo rinfrescava mai, ah me lo sono ricordato, poi lo riprendeva e quel coso, più che il lievito madre, era fermento puro e no, non va bene. Basta, quindi basta. Specialmente a casa di altri, una cosa che viene rimaneggiata, che rimane lì a lungo tempo, che viene nutrita con zucchero e acqua, insomma, io ci vado cauta, preferisco un buon lievito di birra, almeno sulla provenienza. Brava, e poi non solo, quando prepara la pizza ci beve pure una birra insieme a lievito di birra. Va bene, sì. Allora, prendi sempre la solita pizza o cambi gusto? No, io sempre la solita. Io sempre. Prendo sempre la solita. La solita. Tu quale prendi, Enzo? Quella con il gusto e le patate. Bravo, bravo. Tu cosa prendi? Io prendo invece una margherita. Ma ogni quanto tanto... sei bugiardo! Ma quanto sei bugiardo! Ma guardatelo, è faccia da margherita, guardatelo! Tra un po' ci mette pure il pizzaiolo sdraiato sulla pizza. No. Gabriele, tu quando sei a dieta prendi la margherita perché ti obbliga il dietologo, ma quando vai di tuo in estate tu sei capace di prendere salsicce e broccoli sulla pizza. No, salsicce e broccoli sì, no, sì, ma salsicce e funghi porcini sì. Va bene. Lui cambia spesso e prende sempre porcherie. Amici, non credete a lei, è una che dice bugie. Non è vero, io invece prendo sempre la stessa base pizza, che è la margherita, su cui cambio i vegetali. La tua si chiama Tristezza? La mia si chiama Tristezza Buonissima, perché la margherita è la mia pizza preferita. Quando non so cosa prendere, che so quelle serie di grande indecisione, margherita semplice. Se no, la mia preferita, ma forse dopo c'è una domanda che lo chiede. Basta. Comunque, base margherita e quindi poi vegetali diversi sopra. Vegetali sì. Diversi. Preferisci la pizza della pizzeria o quella fatta in casa? Quella fatta in casa. Io quella della pizzeria. No, quella fatta in casa. Grazie. Io quella della pizzeria, così non la devo fare io. A me piace quella della pizza fatta in casa, ha un altro gusto, un altro sapore. Però noi abbiamo beccato due o tre pizzerie a Catania che la fanno davvero buona. Quindi anche quella della pizzeria va benissimo. Pizza alta come tradizione oppure no? No, la pizza come la facciamo noi qua. Sì. No, alta come tradizione. In Sicilia non è né alta né morbida come la pizza napoletana. La pizza napoletana ha un bordo, almeno per come la conosco io, un bordo molto alto, poi il centro un po' più scavato, ma rimane sempre molto morbida. La pizza da noi invece ha uno spessore tutto più sottile. A me la pizza piace sottilissima. In Veneto addirittura quando sono su la prendo battuta, che è lo stesso impasto schiacciato talmente ad ostia che viene una pizza di dimensioni enormi, ma la quantità di panetto è sempre la stessa. Bravissima. Più sottile è... meglio è per me la pizza, però deve essere comunque morbida, non deve essere dura tipo Soletta, perché sennò no. Hai mai assaggiato la pizza con la Nutella? Se sì, ti è piaciuta? Sì, ma non mi è piaciuta. Non l'ho mai assaggiata, per me il concetto di pizza dolce tradisce il senso intimo della pizza. Ci sono cose che non vanno toccate. Tu l'hai assaggiata mai? No. Gelato? Non puoi fare il gelato al pomodoro. No, non lo puoi fare al sugo di nero di seppia. Non lo puoi fare il gelato alla parmigiana. No, non puoi fare la pizza dolce. Non puoi fare il tiramisù ad altri gusti che non siano il tiramisù, perché quello è un altro dolce, non è un tiramisù. Quindi ci sono dei caposaldi italiani sacri che non devono essere scempiati da noi stessi. Dai, non ti arrabbiare, ti vedo della rabbia in te in questa cosa. Sì, perché roviniamo le cose sì, buone che abbiamo. Più semplice cioè, è meglio. Negli altri paesi hanno una cacchiata pudding. Oh, lo portano così quella roba. Noi abbiamo tiramisù. Non mi dire niente. Vogliamo mettere tiramisù con pudding o con come si chiama quell'altra cosa che hanno, quella con l'avena. Oddio, non ne ho idea. Ah, quella che si usa tanto adesso. La mattina tutti si fanno sta pappa bavosa con l'avena, che è arrivata anche in Italia per quanto è... Wesley. Vabbè, avete capito perché lo stanno facendo tutti in questo periodo. Bene, ragazzi, non distruggiamo i nostri piatti. Chiamiamolo...
chiamiamola dolce a cucchiaio all'ananas, ma non tiramisù all'ananas o tiramisù alle pesche, perché non è quello, è un'altra cosa il tiramisù. Nel tiramisù una buona componente che tira su è il caffè. Se togliete il caffè, che vi tira su? Niente. Allora. Quindi no, io sono una conservatrice e una tradizionalista per la cucina, per tutto il resto no. Componi la tua pizza ideale, puoi spendere quanto vuoi, ma devi scegliere un minimo di un ingrediente e un massimo di 6. Allora, la mia pizza bianca con provola affumicata, speck, porcini, e forse la salsiccia ci metterei, però non condita, per non esagerare. E broccoletti? No, broccoletti no. Ci vedi rapa? Forse gli asparagi ci metterei. Quel tocco di leggerezza che aggiusta tutto. Sì, sì. Certo, certo. Accompagnato da una buona birra freddissima alla spina, media bionda, grazie. Allora, per quanto... E poi ci metterei anche un dolcino finale e caffettino. Un dolcino, un tiramisù all'ananas. No! Invece la mia pizza ideale, abbiamo detto, è una base margherita con olive e acciughe. E i pomodorini di Pachino. L'estasi, l'apoteosi. Stessa gliela metti di sopra o ma di sotto? Ma stai scherzando? Margherita con olive, acciughe e pomodorini. È spettacolare. Poi si è fatta con la mozzarella di bufala, ragazzi. È accompagnata con una birra alla spina rossa. Va bene. Bene. E il dolcino? No, prendo solo l'ananas. Beh. Allora, acquisti pizze surgelate? Se sì, di che marca? Che gusti preferisci? Sì, è capitato. Sì, è capitato spessissimo ultimamente. Vi diciamo che noi preferiamo la pizza da asporto, ma il sabato sera la pizza da asporto molto spesso è un'attesa infinita. Quindi tengo sempre in freezer delle pizze surgelate. Non ricordo la marca, però ma sono vi dico... dell'Auchan. Sono dell'Auchan. Sì, dell'Auchan, infatti. Se troviamo la foto la mettiamo qui. E sono delle pizze a pala, quindi a pala, forma sì. di pala. Sono, non voglio fare gestarci, fai gesti. Sono... Più o meno così, lunghe. Ecco, lunghe, rettangolari, un po' smussate sugli angoli, cotte a pietra e sono di vari gusti. Ed è spettacolare, sembra fatta in pizzeria, veramente sono le pizze buone. È una di quelle surgelate e costano che soltanto 1,99 euro a pizza. No, per 1,79 euro addirittura. Dipende dalle offerte, il prezzo massimo cui le trovate è 1,99 euro. Queste a pala sono molto molto buone, ve le consiglio. È buona e sa di pizza dopo che la cuocete. Sa di pizza e ve ne potete mangiare anche due, quindi fare due gusti diversi, perché due farebbero una pizza normale. Io ne mangio una, ma... Se dovessi aprire una pizzeria, come sarebbe e come la chiameresti? No, non la voglio aprire una pizzeria. Devo rispondere per forza? Io la chiamerei... C'è un tag di soli. Mm. La chiamerei... Come la chiameresti tu? Poti Pizza, fantastico! Sei simpatico. Anche tu la chiameresti Poti Pizza? Poti Pizza? No, non lo so. Pizza Poti a casa. Da bucle. La chiamerei da bucle. Una pizza da cani. Pizza da cani? No. Allora no, non lo so. No, non me la voglio aprire una pizzeria. No, noi vogliamo andarci. No, veramente. Allora, se io avessi una pizzeria, non farei la pizzaiola, starei alla cassa, perché il massimo che potrei fare è quello, perché non sono idonea a tutto il resto, perché per fare la pizza ci vuole una grande maestria, ma secondo me la chiamerei proprio nella maniera più stupida e più inflazionata. La mia sarebbe la pizzeria Bella Napoli, sarebbe in riva al mare con i tavolini in legno e le sedie di legno e vimini. E quelle intrecciate, la tovaglia rossa a quadretti, il quartino di vino già fatto trovare per gli ospiti sulla tavola, il segnaposto, un pezzettino di legno col numero scritto a penna e la pizza troppo buona, perché secondo me la pizzeria non deve essere fashion, ma deve essere una cosa buona, cioè la pizzeria deve essere un posto dove ti trovi come a casa, in cui mangi un cibo che ti ricrea quel sabato sera. Bravo. Quindi pochi fronzoli e grandi contenuti, anche in pizzeria. Benissimo, che tristezza. Io ci andrei in una pizzeria. Ti ricordi quella a Napoli dove siamo stati, che era anche rinomata?
Era così. Mm-hmm. Poi tagga qualcuno. Chi vuoi taggare? Io voglio taggare. No, fallo tu questa qua. Tu sei brava nei tag. Tu tagghi. Allora, tagliamo. Ah, tagliamo. Tagliamo. Io. Dimmi, chi vuoi taggare? Natalina. La maestra Natalina, tagliamo la maestra Natalina. Natalina è quella che è venuta nella diretta. Ah, Natalina De Matteis, sei una mia iscritta, amore. Vedi, ti saluta Poti. Allora, chi tagliamo? Allora, tagliamo Mauro e Antonio. Bravo, tagliamo sempre i soliti. 55 Winston 55. Tagliamo Annalisa Superstar. Sì, sì, tagliamo Annalisa tutti. Superstar, che è da un secolo che non la sento. Ciao Annalisa, come stai? Poi tagliamo Gladys 78, poi tagliamo Greta, la Gretaccia, ciao Greta, tagliamo anche lei, poi tagliamo Irene di Feel Fashion Polish, poi non mi ricordo bene mai i nomi dei canali. Tagliamo Elena T? Tagliamo Elena di Elena T, certo, volentieri, e te ti vengono nomi a caso, sprazzi così, vero? Tagliamo! E tagliamo anche Nadia Tempest, chissà se risponderà al tag della pizza, sì, con suo tag, maritino. È un tag veramente simpatico, veramente. Va bene, tagliamo anche Nadia. Ciao tesoro, mi fai salutare i miei amici, sì, di YouTube? Sì, saluto i tuoi amici di YouTube. Ciao Nadia! Ok, vale, puoi andare. Zoom come funziona bene. Va bene, lui si compiace della sua videocamera, io invece mi compiaccio di avere finito il video anche quest'oggi, malgrado Gabriele. Simpatico, veramente una pizza. Ringraziamo una pizza Mary. Di tag. Non è vero, una Mary. Pizza. Lui non è cattivo. Se lo volete disegno, vedere, così. Se volete vedere, allora, delle pizze con gusti strani, rimanete sempre sintonizzati qui su Due Cuori e una Cappa, dove la pazzia è di casa e si chiama Ombretta. Se lo dici tu, va bene. Sì, sì, sì. Comunque, noi ci diamo appuntamento sempre qui sulle vostre tavole. Pizza. Ciao ragazzi, qualcuno mi aiuti, vi prego. Ciao. Ciao. Hai mangiato la pizza?